Scontro alla prima puntata della Pupa e il secchione tra l'ex concorrente del Grande Fratello VIP e l'ex fidanzata dell'attore. La Pupa e il secchione è partito con liti e tensioni. Tra le tante, quella più accesa è stata sicuramente quella tra Soleil Sorge, giurata del programma, e Mila Suarez, pupa del nuovo show di Barbara D'Urso. Tutto è iniziato quando la modella marocchina ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Gwenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. Mila Suarez ha sottolineato che in questo periodo va di moda inscenare finite nozze all'estero, riferendosi così allo sposalizio tra il suo ex fidanzato Alex Belli e Delia Duran. Subito è partita la frecciatina di Soleil Sorge, forse ti rode che non ha sposato te. Mila e l'ex star di 100 vetrine sono stati legati per un anno, dal 2017 al 2018, pare che la rottura sia avvenuta a causa di un tradimento dell'attore. Pronta la replica della Suarez, forse rode a te che ti ha scaricato. Hai visto un altro programma, ha puntualizzato l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Mila Suarez ha poi precisato di aver fatto pace con Alex dopo i litigi del passato e ha chiarito di non aver apprezzato il comportamento di Soleil nei confronti di Delia, che a suo dire ha fatto soffrire immeritatamente. È scoppiato il caos in diretta con un botta e risposta tra Soleil Sorge e Mila Suarez. Quest'ultima ha criticato la prima di fare gossip in ogni programma solo grazie agli uomini che riesce a conquistare. Forse quello è il tuo caso, ha controreplicato l'influencer italo-americana, che ha invitato la Suarez a parlare di sé e non di Alex Belli. Fa niente, d'altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto, ha rimarcato Soleil alla Pupa e il secchione. La Sorge ha avuto l'appoggio del collega Federico Fashion Style, con il quale ha instaurato subito una bella complicità.